Nel 2050, 8 miliardi di persone vivranno in città. Una crescita che rischia di rubare il terreno agricolo delle periferie, mentre gli edifici in cui viviamo consumano sempre più energia. Le città sono malate. E il domani? Riqualificare, risanare e contenere il consumo di suolo sono i tre imperativi dell'abitare del domani. Possiamo fare molto di più che costruire case. Possiamo cambiare il modo di intendere la città con nuove visioni e strategie capaci di innovare con creatività. Possiamo smettere di costruire del nuovo e piuttosto rinnovare gli edifici esistenti, rendendoli più efficienti e sicuri. Come? Costruendo aggiunte ed estensioni agli edifici. Estensioni che ripaghino l'investimento di riqualificazione e che creino delle nuove sinergie, come in fondo si è fatto per tanti anni. Abbiamo allora pensato ad un prototipo per la casa del domani. Flessibile, modulare e adattabile. Pensato per essere aggiunto sui tetti degli edifici esistenti, rendendo così la città più densa, costruendo sul costruito ed evitando il consumo di suolo agricolo. Più sicura, attraverso strutture di consolidamento sismico che mettono in sicurezza gli edifici. Più fluida, capace di creare diversi spazi e nuovi stili di vita in luoghi che esistono già. Anche in architettura non pensiamo più ad un'economia lineare, ma guardiamo all'economia circolare. Questo ci ha spinto a progettare un prototipo a strati, le cui parti possono essere smontate, cambiate e sostituite quando hanno finito il loro ciclo di vita. Domani, il modello di casa ad alta efficienza energetica che può essere installato sugli edifici esistenti come addizione. Domani, per aiutare a pagare i costi della riqualificazione energetica dell'edificio su cui viene installato, migliorando le performance energetiche e sismiche, adattandosi a tutti i tipi di esigenze. Domani non ha regole, perché l'oggi ci ha insegnato che le regole del passato non funzionano più. La società cambia rapidamente e l'architettura deve potersi adattare ai suoi cambiamenti. Deve essere sostenibile e mutabile. Domani può essere un ufficio o un open space, può essere uno showroom o un modulo abitativo. Domani, l'architettura per preservare il tuo futuro.